ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maurizio e qui sul canale parliamo di nutrizione, sport e crescita personale. In questo video andremo a parlare dell'alimentazione vegetariana. Cominciamo subito. Che cos'è l'alimentazione vegetariana? Allora, l'alimentazione vegetariana è un tipo di alimentazione che prevede di prediligere i cibi di origine vegetale, come i cereali integrali, i legumi, la frutta, la verdura, la frutta secca, i semi, ma prevede anche di avere una parte di alimenti di origine animale come il formaggio e le uova. Poi ci sono varianti della dieta vegetariana, come ad esempio quella vegana, che invece esclude totalmente qualsiasi tipo di alimento di origine animale. Quindi in una dieta vegana non ci sono carni, non c'è pesce, non c'è uova, non ci sono formaggi, non ci sono affettati, salumi, tutto ciò che è di origine animale. Quindi in una dieta vegana, al contrario di quella vegetariana, sono esclusi tutti gli alimenti di origine animale. Quali sono i benefici per il nostro benessere di un'alimentazione vegetariana? Allora, innanzitutto ci sono sempre più studi che attestano questo, ovvero come un'alimentazione vegetariana ben studiata e ben bilanciata sia benefica per il nostro corpo. Ovvero un'alimentazione che preveda il consumo di cereali integrali, legumi, frutta, verdura, frutta secca, semi, in piccola parte di uova e formaggi, permette all'organismo di avere tutto ciò che le serve, che gli serve per funzionare in maniera corretta, per andare a fornirgli tutti quei nutrienti di cui ha bisogno per funzionare in maniera corretta, ok? Sicuramente abbiamo benefici a livello di forma fisica. Per quale motivo? Perché gli alimenti di origine vegetale, avendo più fibre, danno più sazietà. Quindi nel momento in cui io vado ad aumentare il consumo di verdura, il consumo di legumi, il consumo di cereali integrali, andrò ad aumentare anche la sazietà, quindi mi andrò a saziare mangiando di meno. E questo con ogni probabilità porterà ad un miglior controllo del peso, quindi ad una migliore forma fisica. Un errore che commettono tante persone che si avvicinano all'alimentazione vegetariana è quella di prediligere come fonti proteiche le uova e i formaggi piuttosto che i legumi e i suoi derivati. Questo fa sì che aumentando il consumo di uova e formaggi io vado ad aumentare l'introito, ad esempio, di grassi saturi, di colesterolo, e questo non è assolutamente benefico per la mia salute, ok? Quindi oltre a dare colesterolo non sto dando fibre, perché gli alimenti di origine animale non hanno fibre, sto dando molte più calorie e di conseguenza è possibile trovare diversi vegetariani che sono in sovrappeso, perché molto probabilmente nella loro alimentazione come fonte proteica si prediligono appunto formaggi e uova, ok? Poi alimenti chiave nella dieta vegetariana. Parliamo prima di tutto delle proteine. Molto spesso quando le persone sentono che sei vegetariano, io personalmente sono vegetariano da 12 anni, ma le proteine dove le prendi? Ok? Le proteine si prendono anche in natura, non si prendono solamente dagli animali. Le proteine le prendo nei cereali integrali, che insieme a quelle dei legumi creano delle proteine complete di tutti gli aminoacidi che servono al corpo, proprio come le proteine animali. Le trovo nella frutta secca, le trovo nei semi, le trovo nella verdura.
tutte queste fonti proteiche contribuiscono a garantirmi il corretto apporto proteico della quotidianità, ok? Quindi proteine vegetali, legumi, cereali integrali, frutta secca, semi e anche verdura, ok? E poi naturalmente ci sono anche quei derivati dei legumi, derivati della soia come il tofu, come il tempeh, derivati del frumento come il seitan, e derivati dei legumi come ad esempio la farina di ceci. Tutti questi alimenti mi garantiscono il raggiungimento dell'apporto proteico quotidiano. Poi vitamine e minerali. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, una dieta vegetariana è molto più ricca di vitamine e minerali rispetto a una dieta tradizionale. Per quale motivo? Perché il consumo di frutta, verdura, legumi, cereali integrali mi garantisce un apporto maggiore di nutrienti, ok? E poi consigli pratici per una dieta vegetariana equilibrata. Innanzitutto la pianificazione dei pasti, questo vale per tutti, vale per i vegetariani ma vale anche per gli onnivori. Pianificare i pasti, quindi i pasti della giornata, avrò magari meno scelta rispetto a ad un onnivoro, perché vado ad escludere la carne e il pesce dalla mia alimentazione, ma avrò la possibilità di variare tantissimo, perché ci sono tantissimi tipi di fagioli, ci sono diversi tipi di lenticchie, ci sono diversi tipi di ceci, quindi avrò la possibilità di variare la mia alimentazione. Infatti la varietà mi va a garantire anche nutrienti diversi, perché ogni cibo ha delle proprietà nutrizionali differenti e quindi più la mia alimentazione varia e meglio è. Quindi vi faccio un esempio, facciamo un esempio del pranzo. Una buona distribuzione dei pasti nel pranzo potrebbe essere: il lunedì magari mangio la pasta, il martedì mangio il farro, il mercoledì mangio il pane, il giovedì mangio le patate, il venerdì mangio l'orzo, il sabato mangio il couscous, la domenica magari mangio di nuovo la pasta, ok? E questo abbiamo fatto i carboidrati. Vediamo le proteine. Magari il lunedì a pranzo mangio i ceci, il martedì mangio il tofu, il mercoledì mangio i fagioli borlotti, giovedì mangio le uova, venerdì mangio il seitan, sabato magari mangio la mozzarella e domenica mangio le lenticchie. La verdura, anche qui cerchiamo di scegliere di stagione. Magari il lunedì mangio i broccoli, il martedì mangio i cavolfiori, il mercoledì mangio gli spinaci, il giovedì mangio le carote, il venerdì mangio la verza, il sabato mangio i cavoletti di Bruxelles e la domenica mangio il cavolo rosso, ok? Ho dato varietà alla mia alimentazione cercando di cambiare giorno dopo giorno quello che vado a mangiare e garantendomi un più ampio spettro possibile di nutrienti. E mi raccomando, facciamo attenzione ai prodotti industriali. Non è che perché un prodotto è vegetale vuol dire che sia sano, ok? Quindi troverete anche in vendita tantissimi, e nel corso degli anni sono aumentati in maniera esponenziale, prodotti confezionati di origine vegetale, surgelati e non, che tante persone pensano che perché è vegetale è sano, ma questo non è detto, ok? Molto spesso è meglio un alimento di origine animale piuttosto che un alimento di origine vegetale dello stesso tipo. Quindi io prendo un prodotto surgelato animale, un prodotto surgelato vegetale, se li vado a confrontare a livello di etichette,
capita spesso che il prodotto di origine animale sia di una qualità maggiore rispetto al vegetale. Quindi non fate l'associazione prodotto vegetale, prodotto sano. Questo non è sempre vero, ok? Quindi anche quando parliamo di prodotti di origine vegetale, scegliamo con attenzione. Poi, affrontare le sfide. Diventare vegetariani, se uno lo desidera, può presentare delle sfide. Può presentare delle sfide innanzitutto nell'ambito familiare, perché spesso in famiglia non tutti condivideranno la nostra scelta, ok? Magari la rispetteranno, a volte non la rispetteranno neanche, ma ci sono diverse possibilità che non venga accettata e condivisa. Questa potrebbe essere la prima sfida da superare, ok? Ci sono già tantissimi piatti della tradizione italiana che sono vegetariani, e quindi magari in un cambiamento graduale potrei inserire nella mia alimentazione più piatti della cucina tradizionale italiana: pasta e fagioli, pasta e piselli, pasta e ceci, pasta e lenticchie. Vedete che sono tutti piatti che fanno parte della tradizione italiana, a volte magari fatti a zuppa, a volte fatti a minestra, a volte fatti a pasta asciutta, ok? Scegliete voi, ma cercate anche in famiglia di non passare per quelli che vogliono imporre le proprie scelte sugli altri, perché poi diventiamo antipatici, eh? Dobbiamo cercare di cambiare con gradualità, cambiare passo dopo passo. E qui passiamo al punto successivo, che sono i suggerimenti per i principianti. Ok, quindi affrontare le sfide, i suggerimenti per principianti vanno un pochino insieme. Io non sono diventato vegetariano dalla sera alla mattina, non ho neanche deciso di diventare vegetariano. È una cosa che è capitata nell'arco di diversi mesi. Io, come vi avevo già raccontato, ero un gran mangiatore di carne e ho iniziato a ridurre la carne rossa. Ridurre la carne rossa ed evitare affettati e salumi. Quindi io sono partito da quello. Ridurre carne rossa ad evitare affettati e salumi. Da lì sono passato al mangiare più carne bianca. Da lì ancora sono passato poi a mangiare un po' più di pesce, e nel corso di diversi mesi mi sono reso conto che era tantissimo tempo che non mangiavo la carne. E allora ho detto, all'epoca vivevo a casa con i miei e anche mia mamma stava mangiando nello stesso modo, anche mio papà, tutti questi mesi che non mangiamo la carne e stiamo benissimo, forse stiamo come non siamo mai stati prima, possiamo anche starne senza. Bene, sono passati 12 anni io sono vegetariano, mia mamma è vegetariana, mio papà prevalentemente nel corso dell'anno è vegetariano, quando capita lui magari che quelle 2, 3, 4 volte all'anno si mangia un po' di carne, si mangia un po' di pesce, o capita magari anche dell'affettato, dei salumi in determinate occasioni, ma nel 85% dell'anno anche lui è vegetariano. E noi non abbiamo mai deciso di diventare vegetariani. Quindi dalla mia esperienza, il consiglio che vi posso dare, se vi attira a livello di benessere, a livello di salute, a livello di sostenibilità ambientale, a livello di rispetto per gli animali, questo tipo di alimentazione, e fatelo con gradualità. Pensate prima alla salute, togliete le cose che non vi fanno bene, che non fanno bene al vostro corpo, vedrete che starete meglio,
e poi decidete voi. Io non sono qui a dirvi che dovete diventare vegetariani, e anche voi nel caso in cui lo diventerete non dovete andare in giro a convincere le persone a diventare vegetariane, ok? Ognuno fa le proprie scelte e ognuno di noi deve rispettare le scelte degli altri, e non dobbiamo mai passare per invasati e per qualcuno che vuole convincere qualcun altro. Questi sono i fatti che la scienza ci porta, questa è l'esperienza di 12 anni da vegetariano, ma tu fai quello che vuoi, eh? Questo è il mio modo di approcciarmi agli altri. Ti dico che cosa dice la scienza, ti dico che cosa quella che è la mia esperienza, e poi decidi tu in base ai tuoi valori, perché anche di questo si tratta. Quindi, con gradualità, andate con gradualità e cambiate con gradualità, prediligendo sempre la salute, perché è la cosa più importante di tutto. Ragazzi, in fase conclusiva andiamo a vedere di che cosa abbiamo parlato, cos'è l'alimentazione vegetariana, i benefici per la salute, alimenti chiave nella dieta vegetariana, consigli pratici per una dieta vegetariana equilibrata, affrontare le sfide, l'abbiamo visto insieme ai suggerimenti per i principianti, e per oggi è tutto. Quindi ragazzi, pollice all'insù se il video vi è piaciuto, condividete la vostra esperienza qui nei commenti, o se avete delle domande da farmi sono qui a vostra disposizione, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi abbraccio forte, vi auguro una splendida giornata e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!